Buongiorno, sono Petro Spezimeris, sono professore di geografia sociale urbana all'Università di Parigi 1, la Sorbona. Mi è stato chiesto di parlare sulla questione della città durante la pandemia e qual è lo sguardo della geografia urbana. Vorrei specificare che mi occupo di geografia sociale urbana e che la geografia urbana è una parte della disciplina che si occupa più del presente che del futuro. Quindi non ci saranno molte previsioni. Quello che volevo dire, in principio, è che in molti media abbiamo delle parole molto frequenti che dicono siamo in una fase di cambio di paradigma o in una fase dove niente sarà come prima, o ancora che saremo tutti migliori e che le città saranno migliori. Ovviamente tutte queste cose qua sono vere e ovviamente anch'io mi auguro che andiamo verso un mondo migliore, e verso città migliori. Prima di tutto vorrei dire che le città da tanti anni, da tanti secoli, sono state confrontate con le epidemie, con le endemie, con le pandemie delle ecumene di allora, del mondo conosciuto di allora. Tucidide ci ha detto che cosa ci ha scritto, cosa fu successo ad Atene nel periodo di Pericle con la grande epidemia, e abbiamo visto che ci sono state trasformazioni delle città. Anche quella volta lì il problema veniva da lontano, da fuori dalla città, veniva dall'Etiopia, si diceva, è arrivata prima a Pireo e poi ad Atene e poi al resto della Grecia. Quello che vorrei dire è che molti storici, molti analisti dicono che le pandemie hanno completamente cambiato la città. È vero che ci sono stati dei cambi, però questi cambi qua non sono stati tutti radicali. Un'altra cosa molto importante è che le città erano aperte. Ho fatto l'esempio di Atene, di Tucidide, per dire che anche quelle città che erano chiuse, che avevano le mura, ognuno aveva mura differenti, arrivavano le epidemie e arrivavano di solito dai porti, okay? Perché erano aperte, perché non si può avere una città che sia una città chiusa. Quindi le città sono luoghi di scambio. E fino dal periodo di Platone e di Aristotele, se non prima, bisognava sempre cercare di governare e di gestire quattro variabili fondamentali che erano la dimensione delle città, il numero di abitanti, megethos, la densità delle città, la loro diversità, eterogeneità, la chiamavano i greci antichi, continuiamo a chiamarla eterogeneità, in senso sociale, in senso etnico, e poi la questione delle interazioni. E questi variabili sono sempre stati molto difficili da gestire e continuano a esserle ancora di più oggi che le città, anziché avere qualche decennio
decina di migliaia di abitanti hanno a volte 10-20 milioni di abitanti. Le città erano aperte perché non potevano sopravvivere essendo chiuse, avevano bisogno di un'altra divisione del lavoro e avevano bisogno di scambi internazionali che andavano oltre il locale, verso l'Icomene di allora. Quindi, sin dall'inizio della storia moderna, c'è sempre una relazione molto forte dalla polis alla cosmopolis, alla città mondo. Ciò che è cambiato, la temporalità delle diffusioni, delle merci, ma anche delle epidemie, e i livelli di diffusione degli scambi e dei problemi. Abbiamo detto che la geografia urbana non si occupa del futuro, si occupa del presente, però è importante di vedere dal punto di vista della geografia urbana ciò che è capitato. Le parti più colpite dalla pandemia sono state le grandi metropoli internazionali, le grandi metropoli, e questa diffusione qua, secondo i primi studi, è successa partendo dal cuore della metropoli, andando verso le zone suburbane, verso le zone periferiche e poi verso le altre zone, le zone semirurali o semiurbane, le campagne. Ciò che è successo è qualcosa che l'architetto, pensatore, urbanista Doxiades aveva definito come una distopia. E lui faceva l'analisi negli anni 60, che era un periodo molto importante per gli studi urbani, dell'urbanistica, e si pensava alla riflessione del locale e del globale, della loro dialettica, chiamava distopia e utopia, cioè passare da luoghi difficili a dei luoghi che sono dei luoghi auspicabili. Però se guardiamo l'impatto della pandemia dal punto di vista sociale, urbano, vediamo che le zone più colpite sono le zone della marginalità, le zone dove c'è una forte concentrazione di problemi sociali, di popolazioni fragili, di zone periferiche che sono caratterizzati dalla segregazione residenziale di tipo sociale, etnico, economico, e in aree dove le condizioni abitative non sono delle migliori. Significa problemi di qualità delle residenze e soprattutto problemi di fabbisogno, problemi di sovraffollamento e problemi di forti densità. Risolvere i problemi urbani non è compito di una sola disciplina, non è il compito della geografia urbana, della geografia sociale urbana, è un compito pluridisciplinare e transdisciplinare. Quindi ci sono molte altre discipline come la sociologia, come la storia urbana, come l'antropologia, come l'urbanistica, come la pianificazione territoriale, l'economia urbana, che devono partecipare a questo nuovo problema da risolvere. Perché si tratta di un programma molto vasto, cioè passare dalla distopia alla entropia, che ci vuole, oltre la cooperazione pluridisciplinare, anche livelli di governabilità e interazione armoniosa tra i vari livelli,
che vanno dal locale al mondiale. Inoltre ci vogliono degli investimenti molto importanti e a lungo periodo, e questi investimenti non riguardano soltanto l'urbanistica o la città, vanno dallo spazio domestico, che è il luogo dove abitiamo, la casa, al quartiere, all'insieme di quartieri, alla città, alle aree metropolitane, alle regioni e al mondo. Quindi ci sono dei programmi a lunga scadenza, quindi non solo un anno, non solo un quinquennio, ma molti quinquenni. Per riuscire a arrivare a un'altra città è necessario anche passare dai livelli di incertezza ai quali ci troviamo ancora, perché tutto è ancora in corso, a un periodo di maggiore certezza dal punto di vista analitica e dal punto di vista scientifica. Quindi bisogna riuscire a capire ancora quali sono le nuove maniere di rappresentare e praticare lo spazio, perché si sa, sono i lavori di Hall, l'antropologo, che i vari gruppi, tra l'altro, hanno diverse concezioni dello spazio e diverse pratiche, e si appropriano lo spazio in maniera diversa. Non si tratta soltanto di gruppi culturali diversi, nazioni diverse, si tratta anche di gruppi dal punto di vista demografico, le diverse fasce di età di una popolazione, le diverse generazioni, dal punto di vista della divisione sociale, diversi gruppi sociali, dal punto di vista etnico, dal punto di vista del genere, uomo, donna, altri generi, e poi dal punto di vista delle altre culture, come abbiamo detto. Quindi ciò che bisogna risolvere come problema è come riuscire a apprezzare le distanze, e le distanze non sono soltanto i famosi 2 metri, che è del distanziamento, distanziazione individuale di un individuo a un altro, sono anche delle distanze che è vero si misurano in termini di metrica, di metri, ma sono anche distanze di tipo sociale, distanze di tipo economico, quanto costa di andare da un posto a un altro punto, distanze di tipo psicologico, e quindi distanze che riguardano le paure, le accessibilità e le distanze che abbiamo chiamato distanze spaziali. Un'altra cosa che vediamo nei media, ci sono alcuni specialisti che ci dicono che ripropongono la teoria della controurbanizzazione, che si andrà tutti a vivere in campagna, che si andrà tutti verso i borghi. Anche questa cosa qua è una cosa che non può riguardare l'insieme della popolazione. È vero che è capitata, perché in molte nazioni europee ci sono stati degli spostamenti di 1 milione, 1,5 milioni, 2 milioni di abitanti che andavano, con la crisi della pandemia, che abbandonavano le loro città per andare in campagna. Però dopo il deconfinamento sono ritornati, perché il loro lavoro era in campagna. Quindi per riuscire a fare tutte queste trasformazioni dipenderà anche da quanto tempo durerà l'epidemia. E un'altra cosa è, una volta che l'epidemia è passata o arriva in fase di controllo, quanto gli individui, le famiglie, i grandi decisori, i grandi attori si ricorderanno dell'epidemia, perché a volte si dimentica, e si dimentica molto spesso. È capitato anche dopo la guerra, è capitato anche dopo alcune fasi tristi della storia. E poi ci sono una serie di cambi positivi,
che è la parte più positiva che occorre a causa del coronavirus. Per dire la verità, succedeva anche prima. Quindi c'è molta più gente che comincia a pensare seriamente ai problemi ecologici e aspetta, ha delle aspettative sulle politiche verdi e sulle politiche di città meno confuse, meno inquinate, e più verdi, più eque. Se guardiamo ciò che capita in Europa, dalle città scandinave sino ad Atene e da Budapest, sino a Lisbona, vedremo che negli ultimi giorni c'è stata una proliferazione di aumento delle piste ciclabili e delle zone pedonali e un potenziamento dei mezzi pubblici. Per restare a Parigi, adesso c'è stata la proposta della sindaca attuale di pedonalizzare la Rue de Rivoli. Si tratta di una via molto conosciuta, 3 chilometri che attraversa Parigi dall'est all'ovest, e ci sono processi simili a Barcellona. Tutto ciò è molto positivo, però bisogna vedere se si tratta di un'urbanistica tattica, quindi qualcosa che è provvisorio durante questo periodo, o se quello che ci auspichiamo tutti è qualcosa che durerà dopo la pandemia. Però bisogna anche dire che c'è il pericolo che in alcune città, penso per esempio ad Atene, possono passare delle situazioni di rinnovo urbano drastiche, che erano in progetto alcuni anni fa e che la gente, non tutti, erano per questi cambi, che adesso hanno molta probabilità di riuscire. E quindi, a nome di coronavirus, possiamo avere delle trasformazioni urbane che possono avere come impatto espulsione delle città dei gruppi poveri e processi di gentrification. È una possibilità, e spero che questa cosa non capiterà in tutte le città. L'altra cosa molto importante riguarda i cambi che devono realizzarsi a livello dello spazio domestico, a livello del quartiere e a livello dell'area metropolitana. È molto importante che alcuni miglioramenti si effettuino nelle zone più povere delle città e per quanto riguarda l'edilizia la più problematica. Però tutto ciò necessita di grandi investimenti e necessita anche delle proposte innovative e creative da parte degli architetti. Un altro problema importante è quello della gestione dei conflitti degli usi dello spazio. Ci sono per esempio certe funzioni, i ristoratori o i bar, che chiedono sempre più spazio. Chiedono la diminuzione delle distanze da 2 metri a 1 metro, o chiedono l'utilizzo di alcune zone che sono diventate pedonali, o alcune piazze di diventare spazi per la ristorazione o per i bar. Quindi è molto importante di vedere i conflitti di uso
negli spazi che riguarda la competizione tra le varie funzioni, funzioni residenziali, altre funzioni economiche, funzioni di servizi, di commerci, e poi lo spazio pubblico e poi la differenza tra conflitti, per esempio, tra traffico pubblico e traffico privato. La mia posizione è una posizione da bicchiere mezzo vuoto e me ne dispiace, però vorrei dire che ci sono delle buone notizie anche, e la buona notizia è che si comincia a ripensare, a riparlare di città e di problemi urbani, si comincia a riparlare del ruolo dello Stato sull'organizzazione dello spazio e si comincia a parlare dell'importanza del welfare state e dell'importanza del potenziamento dei servizi e dei servizi pubblici in termini di accessibilità e in termini di struttura e organizzazione qualitativa. Quindi è molto importante che è nato questo dibattito, che nascerà, che si svilupperà. Spero che arriveremo come negli anni 60 o come negli anni 20, che c'erano dei grandi dibattiti sull'organizzazione e sulla natura di città, arriveremo a dei nuovi dibattiti e soprattutto a dei nuovi investimenti e soprattutto a delle nuove soluzioni e arriveremo anche a avere delle città più eque e delle città più giuste. Quindi la grande posta è di riuscire a creare delle città a misura d'uomo. Gli italiani lo sanno fare questo perché è un termine italiano e città a misura d'uomo è a Firenze nel periodo del Rinascimento, però sembra che fosse molto più facile fare una città a misura d'uomo di piccole dimensioni che di fare delle città a misura d'uomo alle dimensioni delle metropoli che sono delle megalopoli di 10 e di 20 milioni di abitanti. Comunque vi ringrazio infinitamente e spero che lavoreremo tutti per una nuova città, per delle nuove città e per delle nuove convivenze. Grazie.